Torna la sera di Ferragosto la fiaccolata dell'Assunta organizzata dal CAI Valderriso. Siamo con il presidente Carlo Gibellini. Come si svolge questo appuntamento? Allora, le fiaccole verranno accese più o meno alle 20:30, 21. I volontari partiranno verso le 8 di mattina dall'abitato di Oneta per recarsi su al passo della Forca, dove lì verranno poi distribuite le fiaccole ai vari volontari che andranno a posizionarle sui punti delle creste praticamente. La sera, come ho detto prima, alle 20:30, 21 inizieremo a accendere. Alle 20:30 inizieremo a accendere quelle un po' più sui punti un po' più pericolosi. Poi andando avanti alle 21, verso le 21:30 dovremmo aver finito di accendere tutto. Quante fiaccole sono e per quanto resteranno accese? Allora, sono all'incirca 300 fiaccole e dovrebbero rimanere accese 2 ore e mezza, 3. Però, se ci fosse del vento, il tempo di durata delle fiaccole è circa la metà. Quindi, però speriamo nel bel tempo, quindi. Beh, Quali sono i migliori punti di osservazione? i migliori punti di osservazione sono tutto l'altopiano di Clusone, poi sì, anche dalla Val del Riso, Gorno, il Sagrato della Chiesa, o Oneta addirittura, dall'abitato della chiesa di Oneta, zona anche Plaza, e così si vede benissimo l'Alben. Nel caso qualcuno volesse aiutarvi, è ben accetto? Sì, sono ben accetti tutti, anche quelli che fanno la passeggiata di trekking solita, che se vogliono darci una mano a trasportare le fiaccole, perché poi in sostanza dal passo della Forca bisogna poi portare le fiaccole fino alla cima e anche dall'altra parte, anche sulla seconda cima, quindi cioè, un po' di lavoro c'è da fare, quindi per tutti, sia per chi va a piazzare le fiaccole nei punti più pericolosi, quelli magari facciamo andare le persone un po' più esperte, però anche i semplici camminatori possono venire a darci una mano, che non c'è nessun pericolo.